Allora. Adesso c'è un gruppo che appunto prenderà posto nella scalinata e che si farà sentire attraverso le percussioni, attraverso la batteria, attraverso la chitarra, attraverso il basso. Loro sono gli Waripat, facciamo un applauso anche per loro. Il tema della serata è sempre azzeccato, perché appunto è, diciamo così, la festa delle contaminazioni musicali, diciamo così, e quindi un po' stiamo abbracciando un po' diversi generi, non tutti, ma diversi, e lo facciamo anche con questa nuova formazione che abbiamo qua vicino. Prego Cristina. E allora, gli Waripat, noi ci conosciamo, diciamo così, perché ho avuto veramente il grande piacere di averli ospiti all'interno del mio salotto televisivo. E allora, conosciamo intanto tutta quanta la band, alla voce Davide, e quindi poi presentiamo chi c'è alla chitarra. Abbiamo la batteria e Pippo Peppe. Ecco, sono tutti in preparazione, stanno un po', come dire, gli ultimi ritocchi. Esatto, la chitarra acustica e poi anche quella solista, Ludovico Pipito. Un applauso per piacere, perché ci ha appena tagliato i capelli. Oh, mamma mia! Com'è la sensazione? Anche Peppe, sì, sì. Come, aspetta? Bellissima, lo rifarei. Poi abbiamo Sanpei al basso, Marco Narzisi. Lui li nasconde. Alle percussioni Ugo Mastroeni. E poi l'altra chitarra, Carmine Prestipino, se non sbaglio. Sì, sì, sì. Sì, sì, è lui. Presente anche Carmine. E allora ascolteremo. Un abbastanza nutrito, un organico abbastanza. Ascolteremo, corpo. Dicevo, tutta una serie di brani. Magari dopo i primi due, prima di fare gli altri due, interverremo e ci conosceremo meglio e vi chiederemo anche il perché di questo nome abbastanza insolito del vostro gruppo. Lo spiegheremo. Prima di continuare, lo richiederemo al pubblico. Vediamo se l'ha memorizzato. Sì, sì. Waripat, vediamo se faremo questo sondaggio. Intanto vi lasciamo con i primi due pezzi che sono. Lo diciamo il titolo. Allora, intanto ascoltiamo Amuri Amuri, sì, se non mi sbaglio, è una vecchia canzone siciliana riarrangiata dagli Waripat, quindi una versione totalmente nuova nella loro versione. Subito dopo ascolteremo Una vez más, quindi dal siciliano allo spagnolo. Questi primi due brani, intanto, per cominciare a conoscere la musica degli Waripat. Grazie. A voi. Bene, eccoci qua, benvenuti nuovamente in questa. Siamo in diretta sulla televisione, più che diretta siamo appunto in registrazione, in differita appunto, ma siamo qua. Allora, siamo ovviamente in questa bella serata del 21 giugno, solstizio d'estate, significa uguale. Festa europea della musica. Siamo ancora in compagnia di Waripat, giusto? Ho detto bene? Esattamente, gruppo. Abbiamo già sentito Amuri Amuri in questa vostra versione. Io sono curioso di sapere appunto da che cosa deriva questo. Non l'ha studiato, Carmelo. Non l'ho studiato. Bene, okay. Ma anche loro sono curiosi. Se allora, Davide. myspace.com/Waripat, ecco. Avrebbe saputo che Waripat è esattamente l'opposto rispetto a un sito che si trova agli antipodi rispetto alla nostra sala prove. Quindi proviamo noi a Rocche Nere. Ecco. Diciamo da terra a terra. Ecco. Dall'altra parte del mondo c'è un paesino della Nuova Zelanda che si chiama Tapirau. Quindi leggendo al contrario, noi essendo agli antipodi, certo. Waripat, cioè ecco. È logica la cosa, no? Che fantasia, immediata. Ci vuole fantasia anche nei nomi. Immediata. Molto bravi, immediata. Bravi. Allora, continuiamo in musica, perché è la serata della musica questa sera. Cosa ci presentate adesso? Una vez más. È di vostra, diciamo, produzione la canzone? Sì, sì, chiaramente. È stata scritta interamente da voi. Con questa canzone avete partecipato a qualche concorso, vado errato io? Sì, abbiamo partecipato a più concorsi, anche con altre canzoni, in provincia di Ragusa, siamo stati a Roma, stiamo aspettando per Latina e Bologna, insomma quest'estate anzi sarà piena di eventi, speriamo bene. Il vostro prossimo CD, album, quando uscirà? Ma quando riusciremo a raggiungere una produzione, questa è ad avere una produzione, e quindi riusciremo, già abbiamo circa 10 pezzi nostri, 5 registrati e altri 5 quindi da registrare. L'intenzione c'è. L'intenzione c'è, la voglia anche, l'entusiasmo non manca. E quindi lanciamo l'appello, l'appello. Ci sente. Adottateci. Adottate gli Waripat. Vi lasciamo. A voi. Waripat in musica, vai. Grazie a tutti. Grazie agli Waripat. Grazie a voi.
Ma veramente quanta energia, quanto ritmo che si respira con questo palco. E quanto sudore, sì, sì. La grinta è veramente, ma il sudore sono c'è. Stati, e poi... quando c'è il sudore si dà l'anima sul palco. E poi dico, e sono stati anche con il suo gruppo. Allora, non presentiamo. È rimasto più niente. Li conosciamo questi ragazzi? Ce li ha presentati anche prima il resto del gruppo. Davide. No, è giusto adesso alla fine che... Poi è un'altra cosa in effetti. Certo che è giusto, vieni Ludo. Qua. Ludovico Pipitò, l'applauso a Ludovico, per piacere. Al basso Marco. Solo Marco. Passo io da questa parte. Carmine. Alla? Vieni alle percussioni c'è nascosto Ugo. C'è Ugo e alla batteria Dulcis in Fundum Pippo Beppe. Io volevo sottolineare appunto la bravura di questi ragazzi. Grazie. Ma soprattutto appunto come dire, volevo chiedere ovviamente questa bravura, questa diciamo questa amalgama che avete, perché siete molto affiatati anche soprattutto a livello musicale, io ovviamente intendo, è frutto di quante ore di prove? Ma le ore non penso siano quantificabili, no ragazzi? Però anche le prove sono dei momenti diciamo di aggregazione, diciamo, no? Siamo prima di tutto amici, poi ecco. Tu cosa sai fare? Sai suonare la batteria, tu suoni la chitarra, tu il basso, chi la suona le percussioni anche, possiamo fare. Quindi ci siamo messi tutti insieme e poi da circa ormai tre anni e mezzo che proviamo, siamo insieme, adesso cerchiamo di fare qualcosa sempre. Continuate così su. Perché siete bravi. Cosa farete quest'estate, Davide? Quest'estate stiamo cercando degli spettacoli in giro, quindi amministratori, non so se ce ne siano qua, sicuramente sì. Sicuramente. Lanciamo il messaggio. Lanciamo questo messaggio, no vabbè, abbiamo qualcosa in cantiere, non niente di definitivo, a parte qualche concorso fuori dalla Sicilia, quindi stiamo cercando di muoverci. Allora in fuori. Bocca al lupo. Crepi il lupo. Chiamiamo sul palco il vicepresidente del Consiglio, Salvatore Bruno, il mio valletto, diciamo così. E allora vai a prendere la targa, valletto. Buonasera, Carmelo, vicepresidente. Sera. Lo utilizziamo, Carmelo, ce lo abbiamo. Buonasera. Oh. Vedi che sono duro a consumarmi, quindi... Ha visto, vicepresidente, quante belle realtà che abbiamo in zona? Senza dubbio. E fanno bene queste belle iniziative, questi ragazzi che si impegnano con la musica, che e tante cose, e speriamo che ci possa ancora più manifestazioni di questo genere. Ce le auguriamo anche noi, perché è giusto dare spazio e dare voce a chi ha una bella voce da fare sentire, poi circondato da ragazzi che veramente gli strumenti li suonano abbastanza bene, se ne intendono, come dici tu. Quindi consegna agli Waripat da parte del vicepresidente. Grazie. Del Consiglio, Salvatore Bruno. Applauso, dai, ci vuole. Sì, c'è qualche fotografo. Foto di gruppo, bene, come no. Tutti. A questo punto ne abbiamo. Ugo, scusateci, pregherei, anche ecco, perché ci stiamo muovendo da casa, ma è un momento che dobbiamo. Ecco, ciac, vai, ecco le foto. Ci sono i flash? Sì, ok, grazie. Okay. Okay. Grazie. Bene. Grazie agli Waripat. Grazie ragazzi. Complimenti ancora, continuate così. Adesso invece Cristina, vieni qua, vieni, raggiungimi, lasciamo il vicepresidente. Oh, prego, attenzione. S'accomodi. Anche perché...